Eccoci qua, allora benvenuti, benvenuti Ciao. dal Favaio. Favaio è un nome, è un soprannome in realtà relativo alla mia famiglia, perché non lo sanno, però venivano chiamati Favaio e i miei genitori, mio padre, è di un paese qua vicino, di San Fatucchio, mia madre della Panicarola, però io e Rebecca siamo nati e cresciuti a Milano e quando abbiamo deciso di trasferirci abbiamo dato il nome all'azienda agricola con il soprannome con cui venivo chiamato quando ero bambino e mi trovavo da queste parti. A Milano ovviamente facevamo tutt'altro, io ero taxista, ho fatto il taxista a 26 anni E io e lavoravo nel centralino del radiotaxi dove l'ho conosciuto. lì ci siamo conosciuti. Ho fatto a lei quando ci siamo conosciuti un paio di domande che sono state anche un po' la chiave di questo trasferimento. La prima. La prima fu: ma a te piace la campagna? Io le risposi: certo che mi piace, tutto ciò che permette di stare al contatto con la natura è da me amato, no? E la seconda, che aveva già uno scopo predefinito: ma l'Umbria l'hai mai visitata? E io: no, in verità mi manca. E lui mi disse subito: ci penso io a fartela conoscere. Ed eccoci qua. E quindi abbiamo trovato questo podere che era fermo, non era utilizzato. Noi l'abbiamo ripristinato per quello che si poteva ripristinare e abbiamo innanzitutto aperto un piccolo bed and breakfast che ci desse la possibilità di monetizzare più velocemente possibile. Dopodiché abbiamo aperto l'azienda agricola che è diventata subito azienda agricola in biologico perché i nostri terreni non erano stati coltivati per diversi anni, quindi la regione ci ha dato questa opportunità di farla diventare direttamente in biologico senza passare dai 3 anni di conversione. Sì, che poi mi è venuto in mente, le capre erano state anche acquisite per un discorso di fattoria didattica, quindi poter lavorare con i ragazzi, con i bambini. Io nel frattempo, durante il lockdown, sono diventata operatore di fattoria didattica, l'azienda adesso è nell'iter per diventare fattoria didattica. Ovviamente questo momento storico ha un po' bloccato questa situazione, ma le capre erano anche loro all'interno di questo progetto. Poi il nostro primo prodotto in assoluto, da che ci siamo trasferiti, è stato l'olio. L'olio, abbiamo circa 700 piante d'olivo di diverse varietà, le varietà autoctone, quindi Frantoio, Recino, Moraiolo, poca Dolce Argogia che invece intorno al Lago Trasimeno, soprattutto in questa zona fino ad arrivare a Perugia, diciamo, è molto importante. L'olio. Noi diciamo che abbiamo particolare attenzione alla produzione dell'olio, raccogliamo e portiamo al frantoio la sera stessa, quindi facendo attenzione a tenere le olive in posizione fresca, tant'è che si sta pensando di prendere una cella frigorifera o su furgone o su camion in modo da tenerle all'interno della cella frigorifera finché non si va al frantoio perché utilizziamo dei mezzi meccanici per raccogliere che sono gli abbacchiatori e il pettine dell'abbacchiatore quando tocca l'oliva in realtà crea una sorta di come si dice? Piccole Piccola, fratture, esatto, no? sì. E quella parte lì va subito in degenerazione, quindi bisogna cercare di fare in modo che non degeneri velocemente e l'unica soluzione è tenerle in fresco il più possibile. Questo però non è l'unica cosa che porta ad un olio di qualità, no? Ci sono
tutta una serie di cose, dalla raccolta, dalla raccolta, ma anche come vengono tenute le piante, perché poi una pianta sana ovviamente produce un'oliva tendenzialmente sana, proprio in termini chimici, e quindi da lì poi si ottiene un olio buono, no? Quindi una pianta potata in maniera corretta, che fa sì che il sole entri all'interno a toccare tutte le olive, automaticamente produce bene e produce olive di qualità. Oltre all'olio, oltre ai cereali, produciamo delle leguminose, che sono nello specifico lenticchie, ceci e cicerchie. La cicerchia è un legume che non tutti conoscono, ma è seriamente interessante. Fino agli anni 50 veniva prodotto in grande quantità in questa zona, poi dopo è stata un po' abbandonata ed è ritornata in auge negli ultimi 10 anni. È una via di mezzo fra il cece e la fava come sapore, e come grandezza, poi magari ve lo faccio vedere, come grandezza siamo più o meno come un cece, ma non ha una forma regolare, sembra più un sassolino un po' squadratello. Basta, poi un'altra produzione. Producevamo, pensiamo anche di rifarla in futuro, la fagiolina del Trasimeno, però quella occupa veramente tanto tempo, perché va raccolta assolutamente a mano e ha un periodo di raccolta di circa un mese, quindi si passa nel campo di fagioline e si raccoglie solo quella matura, no? Quella secca al punto giusto. E è un lavoro importante che richiede tanta manodopera, che ci porta, noi siamo in due, anche se facciamo, abbiamo dei collaboratori che ci aiutano, però sono comunque 25 ettari di terra e gli animali, l'ospitalità, la ristorazione, dobbiamo cercare, in questi 6 anni abbiamo cercato di capire che cosa è meglio fare senza con le nostre forze fondamentalmente. Quindi ci sono alcune culture che, tipo gli ortaggi, ne facciamo veramente pochi, quelli che bastano per la nostra cucina, perché richiedono seriamente tanto tempo, e lo stesso la raccolta della fagiolina, cioè è un'operazione non complicata, ma comunque chiede tempo, per cui la lasciamo per ora in disparte.